Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento della rubrica Riders of the Lost Film. Parliamo dell'Uomo Fiammifero, opera prima di Marco Chiarini, uscito nel 2010. Un film fantasy fantastico che è abbastanza un unicum nella storia del cinema italiano. E ne parlo con grandissimo piacere con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Ciao Giulio, con L'Uomo Fiammifero effettivamente siamo andati a prendere un filmettino veramente molto molto di nicchia, anche se all'epoca ebbe delle nomination ai David di Donatello, venne presentato al Giffoni e all'estero è stato apprezzato tantissimo. Un film, questo voluto fortemente da Chiarini, che se l'è praticamente finanziato tutto, se l'è prodotto, pagato, ha chiamato amici a lavorare, come vedremo Francesco Pannofino in primis, ed è riuscito a portare a casa un film veramente molto interessante. Perché interessante? Interessante sotto tantissimi punti di vista, sia, come hai detto tu, da un punto di vista produttivo, sia come è nato il progetto, perché in realtà il film deriva è l'adattamento di un'opera letteraria, nel senso che è un'opera, un libro di disegni dello stesso Chiarini, che ha utilizzato la vendita del libro per finanziare il film. E poi è un film che è cresciuto nel tempo e in 5 anni è stato prodotto. Dal 2005 è iniziata la produzione, è finita nel 2010 con la distribuzione, e perché è un film veramente unico, che unisce proprio il concetto di cinema del credere nei propri sogni e poi realizzare un film che sembra un'opera molto matura, un film molto poetico, per cui nel quale io più volte mi sono lasciato trasportare dalle immagini, dalla storia e anche da un punto di vista visivo. È un film che consiglio di recuperare, ma prima di tutto racconto la storia. La storia è quella di un bambino di 11 anni, Simone. Siamo nella campagna di Teramo, in Abruzzo, e questo ragazzo, ha appena perso la madre e vive la sua estate solitaria con il padre, un padre molto burbero, molto severo, a volte fin troppo nei confronti del figlio, e non ha praticamente alcuna distrazione se non un fantomatico uomo fiammifero di cui la madre gli parlava, gli raccontava per addormentarlo, per stuzzicare la sua fantasia, del quale non si è mai visto l'esistenza, e una ragazzina che anche lei bazzica in quelle zone, dove un pochettino incomincerà a scoprire la sua adolescenza. Film interessante, film di, come dicevi, che ha una vena poetica veramente notevole, e anche la realizzazione, Giulio, perché ci sono diversi stili cinematografici, diversi modi di poter produrre l'immagine, tra le quali è andato a ripescare Chiarini anche la stop motion, proprio dalla storia del cinema. Sì, ma ci sono anche tantissimi trucchi di cinema muto, c'è tantissima creatività. È un film che ha da una parte una eccezionale creatività, una grandissima poetica e anche una grandissima psicologia, nel senso che il film altro non è che un riflesso di Simone con questo collegamento dell'uomo fiammifero per cercare di stemperare, di superare la morte della madre, tant'è che l'uomo fiammifero è una proiezione della madre, non scendo nei dettagli, per cui è un film che non è solo una favola, è un film adatto a tutta la famiglia, da vedere insieme figli e genitori, per capire come proprio un bambino si fa certe domande, ed è lì che il film spiazza, perché è molto adulto e molto maturo, è una favola seria. Poi c'è un altro aspetto, che è quello visivo,
che è incredibile, non solo per le tecniche che utilizza, ma per il fatto che si vedono alcune immagini nel film che non vedresti in un altro, io non l'ho mai visto in nessun'altra pellicola. Faccio un esempio, ci sono delle immagini realizzate a pastello, ci sono c'è una mappa della zona in cui vive Simone, dove lui mette i suoi vari amici, i suoi vari nemici, persone con cui confidare i propri segreti, e questo avvicinamento continuo verso la famigerata data per cui lui avrebbe incontrato l'uomo fiammifero. Tant'è che lui lascia in questi boschi degli indizi, degli oggetti per attirare l'attenzione dell'uomo fiammifero. È un film che è difficile descriverlo, ma che si fa prima vederlo e una volta finito di vedere vi rimarrà nel cuore per l'intelligenza, la maturità, lo stile. Allora venne definito addirittura Chiarini come il Tim Burton italiano, definizione un tantino impegnativa, ma vista la resa in effetti c'è tantissima creatività, c'è tantissimo ingegno fatto con zero budget, perché il film è stato completamente finanziato, come detto prima, dalla sua vendita dei libri e dal Cineforum di Teramo, cioè l'associazione che gestiva questo Cineforum, dove aveva fatto solo rassegne, si è messa in prima linea per realizzare questo sogno di Marco Chiarini, che è meraviglioso. Ed è anche un po' il simbolo di questa rubrica, perché è un film molto bello, un film poetico, un film che purtroppo è passato inosservato e nelle sale ha portato a casa, guardavo degli incassi aggiornati, poco più di 20.000 euro, e quindi veramente nulla ha guadagnato, però insomma c'è tutto un mercato parallelo e c'è la possibilità di andarlo a recuperare. Questo è il nostro consiglio. Assolutamente, e poi con questo film è vero, non ha incassato molto, ma Marco Chiarini si è fatto comunque un nome, tuttora è un regista che fa film per adolescenti, per ragazzi, quindi è uno che conosce quel mondo e che sa fare grandissime cose, tra cui appunto l'uomo fiammifero, che vi rinvito di andarlo a riscoprire con i propri figli tutti insieme appassionatamente, perché questo è la magia del cinema da vedere. Per questo appuntamento con Riders of the Lost Film è tutto, come sempre ti ringrazio Pierpaolo e vi invito a iscrivervi al canale YouTube di Cinefilandia. Ciao, alla prossima.